perso, ma soprattutto sentito, fare un plauso a Brescia. 4 vittorie e 4 partite non erano un caso, e direi che oggi l'ha dimostrato. Quindi complimenti a Andrea, che è un amico e che è una persona intelligente, e l'intelligenza si vede dal fatto che ha dato subito un'identità alla squadra e con coerenza l'ha mantenuta anche oggi. Riguardo la sensazione che ho avuto in partita, sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Loschi, nel senso che ovviamente le due squadre escono da questa partita pensando di dover far meglio in difesa. Evidente, una partita che finisce con oltre 200 punti è evidente. Però questi giocatori sono bravi. Questi giocatori sono bravi. Di qui e di là. Poi ognuno farà le proprie valutazioni a casa propria. Andrea per la sua parte, il sottoscritto per la mia prima parte. Credo che la cosa più importante per noi in questo momento sia quella di avere 6 giocatori in doppia cifra e 2 giocatori che hanno fatto 8 punti. E insieme a questo 19 assist. Questo desiderio di passarsi la palla, questo desiderio di cercarsi, questo atteggiamento sempre aggressivo, mi piace, è quello che noi vogliamo. Allo stesso modo ci sono alcuni passaggi dove ogni tanto ci smarriamo, che dobbiamo assolutamente migliorare, intendo dire per almeno, se non sbaglio, 4-5 volte. Domani rivedrò la partita. Siamo andati a prendere il vantaggio che può chiudere la partita e siamo ritornati con un vantaggio esiguo. Ciao Luca. Ciao. Quindi questo è una cosa, è un tema, una riflessione che, sulla quale noi dovremmo lavorare. Insieme a questo devo dire anche che, però, vedendo la partita, devo dare il merito di nuovo a Brescia, perché vedendo la partita di Casale, ho contato 4 volte in cui loro sono andati sotto di 10, correggimi Andrea se sbaglio, per 4 volte sono ritornati sotto e poi hanno vinto. Evidentemente non è un caso. Prendiamo questi 2 punti che ci servono e guardiamo avanti, andiamo a giocare una partita importante come tutte di questo campionato, fare un'altra esperienza in un campo difficile contro una squadra che ha bisogno di vincere come tutte, ma questa in particolare. Quindi da domani poniamo il focus su questa partita di domenica prossima, che ci può dare qualche sensazione in più, mi auguro positiva. Luca, volevo fare un altro punto di osservazione su questa partita, perché secondo me, come dicevi tu, effettivamente le difese non sono state così disastrose. Io ho notato entrambe le squadre giocare nei 14 secondi anziché nei 24. Cioè la palla girava molto in fretta, i tiri erano tantissimi, al di là della qualità e la bravura degli attaccanti che sono in dubbio in tutte le parti, ci sono stati tanti tiri in questa partita, tanti tiri anche che sono entrati difficili, nel senso che l'uomo, io ho visto dei raddoppi difensivi soprattutto di Torino a chiudere l'area, eppure Cittadini ha fatto degli ottimi canestri anche in svitamento anche a 5 metri, ho visto Amoroso, come diceva Diana prima, tirare in un secondo con un rilascio da 3 punti, quindi secondo me non è proprio così da buttare via la parte difensiva. Io intensità
le ho viste da entrambe le squadre, non sono proprio così negativo da questo punto di vista, non so se, come la pensi al riguardo. Allora, penso come ho detto prima, e cioè che queste due squadre hanno dei buoni attaccanti e oggi l'abbiamo visto. Hanno una buona attitudine perché appunto sono aggressive e sono squadre che giocano, che macinano gioco, quindi non rinunciano, non aspettano, non giocano con timore. Sono anche un po' partite tipiche delle prime giornate di campionato, dove bisogna che gli equilibri da tutte le parti si, diciamo, si sistemino un attimo. Quindi penso a quello che ho detto prima, assolutamente. Mentalmente domenica può essere la partita che vi fa, se vinta, fare un salto di qualità? Qua è una partita importante, come dicevo, come tutte, è interessante, sarà interessante andare a vedere che tipo di partita faremo, ripeto, contro un'avversaria che comunque ha per il momento un record, diciamo, non secondo le loro aspettative, a quanto leggo, non giudico con me, ma sicuramente le loro aspettative erano maggiori del record che hanno fino a questo momento, quindi ci sarà rabbia, ci sarà tensione, ci sarà fisicità, quindi dovremo andare pronti sicuramente e scopriremo da questo punto di vista qui a che punto siamo. Senti, è esagerato dire che Biglianese è stato tra i migliori in campo? Ma senza segnare? Devo dire che la squadra ha avuto tutta lo stesso l'atteggiamento di Biglianese, e Biglianese ha avuto l'atteggiamento della squadra, quindi lui ha fatto il suo compito. Un giocatore che ha il compito di mettere intensità, aggressività, qualche volta purtroppo deve ancora calibrare diciamo l'intervento, perché insomma i falli sono 5, non sono di più di quelli, quindi. Però è un giocatore che a noi è molto utile e non voglio dirlo troppo forte, sembra che stia bene, perché insomma lui ha passato un mese che non si è mai allenato, e quando tu fai un mese molto forte e un mese fermo completamente, dato che sei un giocatore di quantità, poi ti manca questi riferimenti qua. Però devo dire che quanto la mia squadra si è spremuta, sembrava che Brescia avesse fatto 70 punti, invece ne ha fatto 100, quindi ripeto, ognuno trae le proprie considerazioni dalla parte, ognuno dalla propria parte, e oggi abbiamo visto una partita di pallacanestro come gli amanti della pallacanestro vorrebbero vedere, magari i filosofi della pallacanestro possono trovare qualcosa da dire, e magari c'è anche, però ripeto, noi siamo queste squadre qui, questo tipo di squadre qui, e l'identità mi sembra che sia ben chiara, ecco, poi ovviamente con degli aggiustamenti che arrivano dal lavoro quotidiano.